Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Assassin's Creed 3. Allora, oggi iniziamo velocemente facendo un'altra missione tenuta. Vediamo chi dobbiamo aiutare questa volta. Signor Connor, papà e Godfrey litigano. Dovete fermarli. Ma quelli litigano sempre. Seguiamo i bambini. Sei l'ottimo detto che ci pensavo io. Se mi ascoltavi non sarebbe successo niente. Che è successo? Che è successo? Allora, non ho capito. Ti do una svegliata a suon di pugno! Ti do una svegliata a suon di pugni! Ti spedisco nel mondo dei sogni! Non ho capito che devo fare qua. Devo mantenere... Ma è impossibile tenere queste due cose. Ti schiaccio. Ti faccio a pezzi, babeo. Ti spedisco nel mondo dei sogni. Ti faccio a pezzi, babeo. Ah, li stiamo allontanando, bisognava farli allontanare. Ma è impossibile, questo è una cosa barbara. Assicurati che lo scontro non ricominci. Andiamoli a acchiappare. Andiamo prima da questo, tanto basta che ne acchiappiamo uno. Questo è Terry. Stai bene? Non c'è motivo di litigare. Ah, testa bacata. Tra un attimo si calma, gli serve solo un po' di tempo. Bastano due mazzate. Andiamo da quell'altro. Ma no, non mi dire che... Non sei arrabbiato, Godfrey? Io? Ma va! Terry si è fatto prendere dalla rabbia e non ho voluto che la passasse liscia. Va tutto bene, si calmerà. Non che il piccoletto potesse farmi granché. Vi capita spesso? Ah! Stavo giusto dicendo a Lance che potrei regolarci il calendario. Niente di preoccupante, Connor. Ma grazie per l'interessamento. Vabbè, sono tagliaerbe, taglialegna di livello 3. Cioè questa era la missione. Vabbè, contenti loro ragazzi, contenti tutti. Però adesso possiamo tornare a fare la missione principale a Boston. Scusate, ma... Ok. Collochiamo il segnale. Viaggi rapidi non disponibili. E perché? Forse ancora no... Ah, ecco. Ancora siamo all'interno della missione. Perfetto. Aspetta, andiamo a parlare con... Qua c'è uno che vuole parlare. Vediamo che ci dice, dai. Caterina, mi sembra che si chiama questa qua. Tu sei Connor, non vedevamo l'ora di incontrarti. Ci ho provato a parlare 3 volte con te. Diana, siamo le mogli dei 2 babbai che fanno i taglialegna. Piacere di conoscerti. Gli uomini parlano spesso di te. Finalmente vediamo che faccia hai. Il piacere è mio. Stavamo dicendo com'è bella questa terra, su un fiume senza nessuno più a monte. Sarò sincera, la lettera di Godfrey mi aveva preoccupato, ma ora che siamo qui e sistemate, sono proprio contenta. C'eravamo ritrovate in questo terreno a nord di Champlain, che era un groviglio di rocce e rovi. Ah, un posto terribile. È una bella impresa salire la collina e sopportare la marea. I vostri mariti vi daranno da fare. Non è un problema, Connor. I ragazzi credono di esser loro a guidare il circo, ma chi dà gli ordini davvero ce l'hai davanti. Non ne dubito. Nemmeno io. Nuovo trofeo sbloccato verso la casa. Presso la casa. Allora, questi qui sono tutti quanti i nostri Terry e Godfrey, Diana, Caterina. Questa alla fine della puntata, ragazzi, prima di finire andiamo a vedere che cosa possiamo fare con a casa, però adesso dobbiamo vedere un attimo qua nei porti ci possiamo fare il viaggio rapido, quindi andiamo qua a Boston e continuiamo la missione principale, che tra le altre cose mi sono anche dimenticato che cosa dovevamo fare, perché dovevamo andare a trovare cosa? La Adam Sam. E perché dovevamo andare a trovare? C'è una carta in un almanacco. Lo dovevamo andare a trovare perché avevano preso i territori degli indiani. Eccola là la carta. Vai, vai Connor. Perfetto. Scendiamo, se no questi si ingazzano. Già ci hanno visto che si ingazzano. Oh, di Connor. Ma non siamo livelli di notorietà. Siamo livelli di notorietà 0. Questa è un'altra carta, teoricamente. Quante le pagine dell'almanacco? Chissà quante ce ne mancano. Dobbiamo agire. E non parlo dell'ennesima lettera di vibrata protesta. Io comprendo la vostra protesta. Eccolo qua, Adam Samuel, no Sam. Vedete la mia riluttanza a scatenare una rivolta. Gli inglesi ci maltrattano comunque, a meno che sia per qualcosa. Sulle tracce di Johnson, dovevamo uccidere Johnson, ecco che cos'era. Ah, Connor, che piacere. Cosa ti porta a Boston? Te. Potete scusarci, amici. Grazie. Quella conversazione si era fatta spiacevole. Ora, che posso fare per te? Speravo potessi aiutarmi a trovare William Johnson. Ma certo, sto andando a una riunione con degli uomini che potranno aiutarti. Perché non vieni con te? Andiamo. È bello vedere che finalmente la gente si batte contro l'ingiustizia. Detto da un uomo che ha una schiava. Chi? Sarri? Tengo fede ai miei principi, amico. Non è una schiava, è una donna libera. Almeno sulla carta. Le abitudini sono dure a morire. È una tragedia che nonostante il progresso tolleriamo una tale barbarie. Ma chissà se è vero che i maiali andavano in giro per la città prima. Sempre opporti. Dobbiamo prima difendere i nostri diritti. Quando sarà finita, avremo il lusso di occuparci di altri. Parli come se viveste nelle stesse condizioni degli schiavi. Non è così. Dillo al mio vicino, che è costretto a ospitare le truppe inglesi. O al mio amico, la cui bottega è stata chiusa perché dispiaceva alla corona. La gente... Ehi! Hey! E casa mia, non mi importa quello che dite voi esatori. Se quei ladri del Parlamento la vogliono, che si facciano una nuotata e vengano a prendersela. Non intendo discutere. Aprite subito la porta o i miei uomini la batteranno. Oh! Ora basta. Ma voglio già nei fucili, ma tu sei un cretino. Oh! Credo che questa sia una prova sufficiente. Tu prosegui. Ci incontreremo a destinazione. E come lo facciamo a difendere il cittadino? Ehi, mi serve una mano! Ehi, mi serve una mano! Avanti, dannate la nostri! L'abbiamo difeso. Come mai non è aumentato il nostro livello di notorietà? Giustizia è fatta, che il governatore ne mandi altri. Sì. Come state? Sto bene. Non è la prima volta. Tenuto conto delle armi che sfoggiano, combattono come bambini. Grazie, amico. Stephane Chapheau. Gli offrirei una birra, ma ho un appuntamento altrove. Che fa quello? Aspetta, proviamo a derubare. Però forse adesso non è il momento migliore per provarci. Derubiamo questo. Ma perché corre? Quello è quello che abbiamo derubato. Non ho capito la difficoltà. Dobbiamo andare là dietro. Scusa, dove dobbiamo andare? Vediamo un attimo sulla mappa. Ma possiamo fare un giro? Scusa, e questo che cos'è? Missione liberazione? Missione liberazione. Ma ci sono anche delle altre missioni. No, non li sistemiamo gli Saturni. Non adesso. Ok. Le tracce di Johnson. Connor, vorrei presentarti alcuni carissimi amici. Il proprietario di questo posticino, William Molino, è il gestore chef del suo nuovo locale. Stephane Chapheau. Stephane Chapheau. Abbiamo appena avuto un diverbio con alcune giube rosse proprio sotto casa mia. Gli esattori oramai sono sempre più spavaldi. Bisognerebbe fare qualcosa, Samuel. Dobbiamo dare un segnale forte. Qualcosa che dica alla gente che siamo con lei. Il porto è un posto caldo ora. È pieno di manifestanti che picchettano gli ultimi carichi di tè inglese. Gli occhi dell'intera città sono puntati lì. A non privare mai un bostoniano del suo tè. William Johnson contrabbanda il tè delle navi. Uno dei suoi è venuto a vendermi questa. Offerta che ho rifiutato. Ma viene da quelle navi. Guardate il timbro. Lo fa pagare una fortuna. Diventerà ricco grazie a tutti i compratori che ha. Adesso dov'è? Non l'ho mai visto. Posso sapere perché lo cerchi, Connor? Vuole acquistare la terra su cui sorge il mio villaggio. Contro il volere del mio popolo. Senza dubbio finanzierà quell'acquisto con il guadagno ricavato dal contrabbando. Lo dobbiamo sgamare. La tassa introdotta sul tè favorisce il contrabbando. Scommetto che a tassarci sono gli stessi che vendono il tè. Dobbiamo cercare di approfittarne e forse ho un'idea. Connor, torna al molo e di a Paul Revere che ho un piano. Se hai bisogno di noi, torna qui. Al molo. Vabbè. Da qua non si esce sicuramente, da quell'altra parte. È un momento, ho sbagliato la porta. Spostate. Ora dovresti andare. Me ne vado, mamma mia. Succede qualche cosa. Succede qualche cosa. Scusate. Estate, tuo amico. Ah, contrabbandiamo, eh. Limita l'uso delle armi da fuoco, non sperare, torna al porto. Vediamo dove sta il porto. Questo qui non lo faccio, ragazzi, non lo faccio. Il porto dove sta? Sta qua. E ci sta pure una missione tenuta. Però andiamo al porto. Sicuramente non ci possiamo teletrasportare al porto, eh. Mamma, e quante ce ne sono di queste missioni? No, forse era un bug, aspetta. È impossibile, ci stanno tutte queste missioni di liberazione. Non ci fa fare il viaggio rapido, vedete? Quindi il viaggio rapido non è disponibile. Andiamo da questa parte, no? Qua sopra ci sta la carta. Mamma, dove facciamo una strage per liberare tutta sta gente? Sistema gli esattori. Ma no, ma perché mi fa fare tutte queste cose che non gli voglio fare adesso? Usa i barili di polvere della spada per distruggere il carico di contrabbando. 0 di 3. Ma questa è una zona vietata. Non ci dobbiamo far vedere, ma là ci sarà. Ma scusami, chi mi ha visto qua? Tu qua ti fatti due. Sposto, andiamo. Se premo shift, questo Connor sale sicuramente sopra ai cosi qua. Basta che ci saliamo sopra. Vai, vai! Ah, ora sei in incognito, quindi quando stai in un'area rossa prendi il coso tubo. Qua però no, non mi sembra che ci siano le guardie. Buttati, Connor, buttati. Allora, pure là le dobbiamo andare a fare da dietro, ragazzi. Che viene qua, tanto con l'amico non lo vede. Vicino di più qua. Questi, le guardie non sanno nuotare, non sanno nuotare. Ma però mi ricordavo che non li vedevano. Perfetto. Andiamo a pensare, questo era più difficile, perché stava più lontano, le guardie stavano proprio davanti. Connor, una giornata tu. Piazza. Vai, 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 vai. Ok, ora siamo in incognito. L'ultima, se la piazziamo prima che ci vedano, quelli stanno là, vedete, quindi noi andiamo da quest'altra parte. Sono con là quei due. Sicuramente sono lì che due guardie. No, non sono sicuramente le uniche due guardie. C'è la miseria sta barca. Guardala quando ce ne sono. Però questi sono i pescatori. Proviamo a salire da qua. Se ci vedono, ragazzi, ce ne scappiamo subito. Scappa, scappa, salta, salta, Connor. Questo mo viene a vedere, però noi ci mettiamo qua. E se quello viene, dovremmo stare lontani dagli altri, quindi lo proviamo a assassinare. Ci dovremmo riuscire. E gli altri non ci dovrebbero vedere. Quegli altri si sono buttati a mare. Ok, vediamo. Facciamo piazza e ce ne scappiamo. Vai, 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 vai. Ma com'è usa i barini? Questo non l'ho capito perché abbiamo fallito. Cioè non è che abbiamo fallito, la missione secondaria, l'obiettivo secondario non siamo riusciti a farlo. Libera il distretto dell'influenza templare. Forse dovevamo usare i cosi esplosivi. Vediamo un attimo. Questo che è successo? Perché? Perché questo è quello del porto. Cioè dovevamo usare i bombini esplosivi là. E come li facevamo utilizzare? Proviamo a lanciare. E poi dovevamo fare sparare qualche cosa. Però c'era pure un'altra cosa che diceva non usare più di 6 colpi. E dovevamo fare così molto probabilmente. Andiamo a vedere qua. Ragazzi, mi raccomando, tutto pulito, eh. Ah, questo l'abbiamo fatto. Limita l'uso di armi da fuoco, vedi? Quindi per ognuno dovevamo... No! Dobbiamo uccidere quella trosso. No! No, questo lo dobbiamo uccidere. Ok. Questo che roba è? Ah, questo è il banditore, corrompi. Qui non ho visto quando si è preso. I bimbi che ci fanno qua? Andiamo a fare il giro da qua. Provo con E. Ma scusa, ma pure questi devo fare, quindi. Ma come mai mi fa tornare indietro? Ma forse quale faccio? Intercetti i contrabbandieri. Questo qua. Ancora. Perché adesso sono a un livello di notorietà 1. Cane. Pistola duck foot. E anche sulle tracce di Johnson è finita, ragazzi. Ci sono ancora gente che ci segue. Allora, quindi adesso andiamo a prendere questo punto di osservazione qua sopra, così vediamo anche se ci sta qualche, come si dice, qualche manifesto, che mi sa che è più economico di pagare il banditore. Aspetta, c'erano 3 modi per pagare il banditore. Togliere il manifesto. E poi quello nel negozio, non ho capito che bisognava fare. Ah, è la stampa. E forse quelli là con le X, a seconda del livello ti tolgono le X. Allora, vediamo dove sta il carretto. Sta là. È quello, giusto? Spero di sì. Non è quello, ragazzi. Riproviamo. Ah, quando muori... Ti toglie anche il coso qua. E il livello di notorietà. Ma che si fa con il maiale qua? No, ci dai da mangiare. Derubiamo questo, va. Derubiamo le giubbe rosse. Questa non è una buona idea sicuro. A derubare l'abbiamo derubato, derubiamo l'amico. E non ci ho dato tali soldi, mi sa. Prendiamo quest'altro punto di osservazione. Vediamo se ci fa passare alla porta. Sì, dove stanno le finestre, dai, questo è facile. Cerchiamo di non morire come prima, però. Mo. Sti punti di osservazione in questo gioco sono assolutamente poco convincenti. Sì, stai su un piede solo, però non va tanto bene. Oh, guardate quella barca quanto è grossa. Allora, stavolta cerchiamo di non cannare. Allora, sicuramente è quello là, dai. A posto. Là ci sta una pagina dell'almanacco. Sta esattamente qua, forse se andiamo da qua ci arriviamo proprio sopra. No, non ci arriviamo proprio sopra. Se ne scappa quella, come ci vede la pagina. Se ne scappa, vedi? Eccola là. È andata perduto, ma come è andata perduto? Ma dai. Ma poi non ho capito, ma non esiste un modo più semplice per scendere. Bisogna... non scendi piano piano. Andiamo, torniamo da Chapheau. Stephane, che succede? Dov'è Sam Adams? Che importa? Mi hanno rapinato! Ils vont me payer, ce scélérat de merde! Hai detto qualcosa di mezzo. Dove state andando? A riprendermi ciò che mi appartiene! Esegue assassino un basso profilo, eh? Andiamo, andiamo. Ma perché se la pigliano come questo? No! Siamo inglesi, non siamo sudditi del re, siamo liberi, ma il re manda queste giube rosse a versarci. Ah, Sam, muoviti, muoviti, forza! Mostriamo loro chi siamo! È ora di combattere! Ah, ma questi ci seguono, stiamo facendo la rivoluzione! Stephane, basta! Calmatevi e ascoltate! Ho ascoltato abbastanza. Entrano in casa mia e mi derubano. Avrò la mia vendetta. Il responsabile di tutto questo pagherà come i suoi amici. Voilà trop longtemps che je subis ces affrontes. Ils vont goûter mon courroux. Qua mi stai facendo fare una strage, poi ci sta sicuramente a destra quest'altro, vedi? Può vedere? Oh, già lo sapevo. Era proprio... facciamo... assassiniamo questo qua qua dietro. Chi ci sta ancora? Questo... c'è la miseria. Ma come ha fatto quello andare? Ora stanno questi due a sinistra, sicuramente va da questo, eh? C'è un modo per combattere le ingiustizie, ma non è questo. Dopo che abbiamo sfumato a sangue un sacco tutti questi cristiani. Questi continuano a seguirci tutti quanti. Comunque ragazzi, ho visto Assassin's Creed Unity, ci sono un sacco di gente proprio per strada. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Voi due venite qua. No, ah, meno male. Io ne avevo visto 7-8. Stupido bastardo. Immagino che vuoi che dica a Johnson che il suo tè ha preso fuoco da solo. Idiozie! Un responsabile deve esserci e tu devi scoprire chi è. E se non ci riesci, ti sgozzo e mi cerco qualcuno più furbo di te. Cosa facciamo? Apriamo un varco. Apriamo un varco. Gli adepti assassini in combattimento usano gli adepti in tempo e modo per accedere al selettore di assassini. Scusami, assassino. Perché dobbiamo fare qua? Aggancia un bersaglio e premi Q per viene i tuoi alleati ad assassinare il bersaglio indicato. Cioè? Chi diavolo sei? Ci siamo desincronizzati forse. Perché? Non hai il diritto di derubare la gente, neanche se lo dice il Parlamento. Il Parlamento inglese? Io lavoro per William Johnson. Johnson? Finitelo pure, in fretta. Pietà! Ah! Ok, quindi abbiamo anche gli assassini. La gente sembra darvi ascolto. E le cose che vi hanno rubato? Mi ascoltava solo perché gridavo la verità a gran voce, che vale 1000 volte il contenuto del mio armadio. Gli inglesi si tengano pure tutto. Avete agito bene. Vi avevo detto che vi avrei offerto una birra. Invece vi offro la mia alleanza, per quel che vale. Il vostro aiuto è prezioso. Grazie. Ora devo trovare Sam Adams. E che fine ha fatto quell'altro? Il fuoco furioso. Il fuoco furioso. Perfetto, scusa, ma giusto per capire. Ah, dopo quando siamo andati a parlare con questo. Perfetto. Allora, andiamo a fare un attimo... questo qui, colloca segnale, e se troviamo qualche punto di sincronizzazione ce lo prendiamo pure. Qua si passa. Assassino, scusami, è abilità assassino. E accedere al menu Gilda. Rivolta. Assassino. Ah, non possiamo fare niente, semplicemente se vogliamo marchiamo uno, proviamo. Al momento non puoi chiamare adepti. Vabbè, proviamo dopo. Rivolto, ma non me lo fa fare. Il medico dei cittadini è sempre a vostra disposizione. Ah, ecco come si fa. Il governatore Hutchinson ricorda alla cittadinanza che è il dovere della Camera dei Comuni tassare il popolo intero. Adesso dopo proviamo, ho capito. Per esempio, dopo troviamo uno che ci sta antipatico, tipo questo qua. Forse sono ancora impegnati, si deve ricaricare l'abilità. Vediamo. Aspetta, aspetta però. Missioni. Ce ne abbiamo uno solo che però... disponibili. Ah, non abbiamo missioni disponibili ancora, perché qualche cosa dobbiamo fare, dai. Si ricaricano col tempo. Ah, infatti guardate, ci sta ancora il coso del tempo, vabbè. Comunque adesso abbiamo capito, funziona come gli Assassin's Creed 2 dal secondo del 2. Se vuoi prenderle, non lo prenderai. Lascialo stare. Oh. Perfetto. O quelli là? Solo là c'era un caso dove mi potevo nascondere, perché non... proviamo a trovare un altro, non dirigiamoci verso là. Vuota la borsa, siete dei delinquenti. Dammi tutti i soldi, sai come funziona. Brutti bastardi. Dammi tutto. Stai lì a guardare che mi picchiano. Aria. Non è roba. Vuota la borsa, siete delinquenti. Dammi tutti i soldi, sai come funziona. Brutti bastardi. Dammi tutto. Dobbiamo uccidere tutti quanti, ragazzi, qua. Però siamo dentro al vicolo. Mamma, Connor quando fa questi assassini a catena diventa una bestia. Però questi qua penso che sono soldati scrausi, perciò riusciamo a fare tutto quanto così. Norris. Grazie, amico mio. Avevano bevuto troppa birra e non gli piaceva come parlavo. Chiacchieravo solo con quella ragazza. Il tuo accento non è familiare. Da dove vieni? Vengo dal nord. Abbiamo fatto una strage del Quebec. E cosa ti porta a Boston? Io sono un minatore, ma è difficile trovare lavoro. La gente non mi dà retta per via della scelta. Della scelta? È stata la fortuna a mandarti. Provengo da un villaggio a nord a poche miglia da qui. C'è una miniera abbandonata. Non so bene cosa contenga, ma potrebbe essere ciò che stai cercando. Verrò a darci un'occhiata. Se trovo qualcosa di buono, si può fare. Ci abbiamo anche il minatore, dai. Rissa. Perfetto. Però adesso abbiamo il livello di notorietà. Ma scusa, ma che? Ma sono qua. Dammi tutto, altrimenti ti do un pugno. Vattene, se vuoi prenderle, fatti avanti. Non lo prenderai. Molte grazie, straniero. Quei bruti ormai facevano ciò che volevano. Per fortuna qualcuno si è ribellato. Uccido da quest'altro, questa destra. Oh, ma questi mi fanno le combo. Ok. Scusami, è qua che ci sta? Questa è la città degli assassini. Entriamo un attimo qua dentro. Eccoti qui, amico. Duncan Litton. Ho bisogno di uomini d'azione come te. Mi chiamo Connor. Un nome adatto per un gallese. Qual è il tuo vero nome? Ratonhnhaké:ton. Che bel nome. Dovresti usarlo. Achille mi ha detto di no. Un nome banale. Se hai del tempo libero dovresti continuare quel che stavi facendo. Questi delinquenti vanno fermati. E scusa, solamente questo. Perché è importante questo qui? Riparliamoci. Amico, immagino avrai da fare adesso. Vedo che è sempre uguale la delinquenza qui. Mettiti all'opera. Non ho capito. Andiamo a prendere questo punto di osservazione, eh? Poi dopo ci spostiamo qui e andiamo a prendere questo qua. Intanto paghiamo pure qualcuno per la strada per abbassare il livello di notorietà, o se troviamo un manifesto. Vuota la borsa. Dei delinquenti. Vattene, se vuoi prenderle, non lo prenderai. Lascialo stare. No, no, quello dobbiamo prendere. Lei. No, perché sei bloccato? Molte grazie, straniero. Quei bruti ormai facevano ciò che volevano. Per fortuna qualcuno si è ribellato. Mamma, quanta gente. Se ne uccido uno, su. Ma qua ne sono un miliardo, ragazzi. Continuo, guarda, non penso a questo. No, non scappiamocene però. Andiamo verso il punto di osservazione. Perché questi qua siamo a livello di notorietà 3. Questi qui non si fanno capaci adesso. Vedi? Scappiamo. Andiamo dentro al vicolo a destra e cerchiamo di passare per la porta. Ho sbagliato. Andiamo per questa parte qua così. Vai. E torniamo indietro da quello là, dal banditore. Ci dovrebbe tagliare 2x. Dove sta? Dove sta il banditore? Questo. Per corrompere devo essere anonimo. Sembra anonimo, devo essere, per corrompere. Ma qua ci sono un sacco di gente. Rendiamoci anonimi. Dobbiamo andare dentro al pozzo, dentro al pozzo. Ok, e poi dobbiamo... Non viene nessuno. A quel banditore là. Vai, 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 vai. Questo banditore qua non è buono, ragazzi. Proviamo ad andare. Ma secondo me manco quello là che sta dall'altra parte è buono. Vediamo dove sta. Vai. Riproviamo. Proviamoci a buttare nel pozzo, rendiamoci anonimi e andiamo da quell'altro banditore. Non siamo anonimi. Oppure siamo anonimi. Ok, adesso siamo anonimi? Non siamo anonimi. Proviamo ad andare da quell'altro banditore da quell'altra parte, dai. Ma là ci sta. Dobbiamo trovare un altro posto. Allora, vediamo un attimo. Allora, qua c'è un banditore. Qua c'è un banditore. E qua sono tre banditori. Qua invece pure un banditore. Quattro banditori. Qua banditore. Questo da tre invece. Stamperia, qua dobbiamo andare. Questo è il contratto di assassinio. Ma i manifesti non ci stanno, ma come mai? E questo qua chi è? Questo lo assassiniamo. Ah, era quello che ci cercava ancora. Proviamo ad andare dal banditore quello là. Mannaggia, mi serve, ma quando ne arrivano? Cioè dobbiamo scappare solamente, dai. Non da qua però. Oh, ragazzi, ragazzi, che casino. Vai Connor. Teoricamente ancora non siamo anonimi. Cioè chi ci insegue? Ah, ci inseguono, vedi? Vediamo se riusciamo a passare per questo coso qua. E rendiamoci anonimi. Qua sotto chi ci sta? Un banditore. No, 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 qua no, dobbiamo saltare, cioè dobbiamo andare da qua. Ci sta tutta la città che ci... Sono troppi. Ragazzi, qua non ne usciamo più. L'unica... questo qua... ci sono gli abitanti infuriati. Non so come devo fare, ragazzi, perché non riesco a trovare un manifesto. Perché questo manifesto non me l'aveva segnato la mappa? Un altro manifesto. No, no, dobbiamo scappare, quindi ci desincronizziamo. Allora, proviamo qua dietro, chissà, entro fino qua. Mannaggia la miseria. No. Nella porta qua? Non ci sta la porta qua. Ma dove scappo? Connor, ripigliati! Ci serve un posto fetente. Allora. Connor. Questo, ragazzi, questa cosa qua l'hanno cannata in maniera incredibile, però. Perché questo qua si è arrampicato da tutte le parti dove non si deve arrampicare. Chi mi ha visto? Ma da dove veniva questo? C'è la miseria. Aspetta, qua sotto che ci sta? Il coso. Adesso non mi vedono più. Cioè, l'unica soluzione, ragazzi, qua per toglierci da questo schifo è trovare i manifesti. Però quello là è un soldato, e poi perché non ce lo segna dalla mappa? Questo qua è un soldato. Qua c'è stato un manifesto. Aspetta, proviamo a fare come abbiamo fatto prima. E ricordiamoci il manifesto. Andiamo qua sopra e facciamo il salto della fede. E poi dobbiamo andare a staccare il manifesto che sta dietro l'angolo. Perché forse se riusciamo a... ok. Togliamo questo manifesto, eccolo qua. Perché non me lo fa togliere? Là sopra c'è un altro manifesto. No, perché non me li fa usare i manifesti? Il gioco, non capisco. Solamente il banditore. O la stamperia. Andiamo dentro una stamperia, ragazzi. Non c'è altro modo. La stamperia sta qua? Sta qua. Dobbiamo girare dietro a sta casa. Secondo me però non manco ci fa entrare, ragazzi, in questo, nella stamperia, vediamo. Diventa anonimo per interagire, vedi? Oppure ce ne dobbiamo andare in un'altra parte della città, dai. Ce ne dobbiamo andare da un'altra parte della città. Cavallo, hai dato quasi fastidio. Perché non mi fa manco interagire con i manifesti. Non mi fa fare niente di niente. Qua ci sta un punto dove... Vai. Speriamo che non vengano qua. Perché ci sta quello. Questo viene qua. Vai. Dobbiamo aspettare che torni il banditore. Ah, adesso ci fa interagire con qualcosa, ragazzi. Però guardate, quei due soldati non ce li segno. Quattro. Fatemi attraversare la strada, andate. Giusto, giusto. Meno male che non se ne è accorto nessuno. Ma qua ce ne sono sempre 4, ragazzi. Il terrore attanaglia il quartiere. Si chiede a tutti i cittadini di dare informazioni per l'arresto di questo terribile criminale. Quelli stavano girati, forse non lo vedono. Il terrore attanaglia il quartiere. Si chiede a tutti i cittadini di dare informazioni per l'arresto di questo terribile criminale. Aspetta, allora. Il terrore attanaglia il quartiere. Si chiede a tutti i cittadini di dare informazioni per... Questi si fermano sempre qua. Quello mi ha visto. Questo non è un buon posto, ragazzi, però... Aspetta, se facciamo così... Perché non... Scatena rivolta. Vai, scatenate la rivolta. Ma non riesco a togliere da qua. Usciamo. Manco qua, ragazzi, però questo era un buon posto, mannaggia la miseria. Proviamo a fare il giro da qua. Questo qua pure è un buon posto. Ma non era morto questo, ma dai! Manco qua ragazzi, va bene. E vai! Proviamo ad andare qua dentro. Beh, è difficilissimo rendersi anonimi. Ma questo comincia a vedere questo che è morto qua sotto. Questo guarda dentro. E se ne è accorto, eh? Dobbiamo andare da un'altra parte ragazzi, completamente da in un altro posto. Ma non so dove però. Ci vuole un posto che sta vicino a un banditore o a un manifesto, dove però ci possiamo rendere anonimi. E qua non ci sta nessun posto dove ci possiamo nascondere, quindi non va bene. Qua giriamo a destra. Questo lo dobbiamo assassinare per forza. No, cioè non sono riuscito ad entrare, questo era buono. Proviamo a fare il giro del palazzo. Forse se riusciamo... Ok, ci siamo resi anonimi. Ci vuole un manifesto, eccolo qua, un manifesto. Lascia fare. Un altro manifesto, un altro manifesto. Un altro manifesto. Là c'è un banditore, no, no, no. Aspetta, andiamo da qua, c'è un banditore, no. Andiamo a fare il giro del palazzo. Qua c'è un banditore, eccolo là. Corrompi. Mamma che parto ragazzi. Siamo riusciti a renderci ignoti. Chissà dove stiamo. Vediamo dove stiamo. Ah, siamo esattamente dove dovevamo andare. Dove volevamo andare. Comunque questi punti di osservazione, come potete vedere, sono sempre... Questi li hanno fatti brutti, questi punti di osservazione, perché c'è sempre la nebbia, qua non si vede niente. Poi l'edificio è sempre uguale. Poi là sta il coso. Ah, sì, si potevano impegnare un poco di più. Ok ragazzi, detto tutto ciò, adesso possiamo andare qua. E tanto il GPS non ci sta e continuare la missione principale. Però è un peccato. Tanto sa perché questa parte qua è rossa e non sappiamo gli assassini a che cosa servono. Aspettate un secondo. Qua c'era il coso che... di gamba di legno. E ancora non abbiamo trovato. Questo per camminare indietro, l'ha fatta apposta a girarsene indietro. E ancora non sappiamo chissà che stanno facendo qua dentro. E ancora non abbiamo trovato una tomba da esplorare. Chissà che c'è qua dentro. Ma scusa, libera. Ma questo dove stava? Gentili cittadini, il cielo so essere Facciamo un poco di parkour, speriamo che questi qua in alto a sinistra non si arrabbiano. Andiamo da qua. Connor, scendi. Cioè, quello è bello che questo fatto di shift che fa tutto lui, però quella volta di prima non si doveva, cioè anche adesso io non volevo. Secondo me dovevano fare il tasto per correre e in più bisognava premere un altro tasto, qualche cosa per saltare, come hanno fatto anche in Assassin's Creed, che devi premere Alt poi per fare il parkour, ecco, o shift. Il te parti, inizia missione. Che paghiamo? E ora che succede? Aspettiamo il segnale. Che segnale? Questa riunione non può più fare niente. Cioè, Samuel Adams stava qua. Buonasera, amici. Vogliamo andare? No. Che succede? Oggi sono passato da una follia all'altra e sono rimasto a mani vuote. Prima di proseguire, vorrei conoscere esattamente le vostre intenzioni. Ma certo. Intanto, ora andremo a casa di Nathaniel Bradley a prendere il resto del nostro gruppo. Poi si va al molo di Griffin, dove saliremo sulle navi e getteremo il tè. Semplice, no? Semplice? Mi pare un po' riduttivo. Ah, Connor. Questa sera saremo noi a vincere. I figli della libertà vogliono mandare un messaggio all'Inghilterra. E tu priverai William Johnson del suo guadagno. Riuscirai a salvare il tuo villaggio. Mi è venuta un'idea. Perché non ci fai strada? Così resteremo fuori da eventuali guai. Ho ragione? Ora questo come è sudato. Questo Sam Adams non mi piace tanto, ragazzi. Samuel Adams. Accidenti, altre guardie. Dobbiamo volgere l'ira della folla a nostro vantaggio. Una parola, Connor, e ci penso io. Elimina le guardie. Ma scusa, dobbiamo solamente eliminare le guardie. Ma le ho fatte fuori 8000 e tu ancora insisti. Vai Connor, vai, vai, vai. No, ci hanno visti. Il frame di invisibilità non l'avete mai sentito voi? Barato. Però non è uscito il punto esclamativo, perché però l'ho premuto è anche in tempo. Johnson. Quella non c'era. Era Ben Johnson che faceva la pubblicità del tè Lipton. Soldati! Tè delle Indie. Dobbiamo tenerli lontani mentre gettiamo di in acqua. Mi aiuterò. Sono i vostri uomini. Getta le casse del tè in acqua, lanciale giù per rossi in acqua e segui l'assassino in volo con il fucile. Raccogli l'oggetto. Scusa, come... Raccogli oggetto. Lascia oggetto. Raccogli oggetto. Raccogli oggetto. Lancio oggetto. Ma no, ma in acqua. Non ci riusciamo secondo me a fare. Perché come facciamo a lanciare le giubbe rosse in acqua? Ah, le dobbiamo prendere forse. E le lanciamo in acqua. Non ce l'ha dato. Andiamo a vedere a quest'altro, eh. Buttiamo un tè dentro l'acqua. Poi il fucile non ce l'abbiamo nemmeno, quindi è impossibile. Vediamo se riusciamo a fare perlomeno perfetto. Andiamo in te e lo buttiamo. 8 9 e 10. Gli altri due assassini in volo con il fucile è impossibile. Quell'altro là. Perché non ce l'abbiamo il fucile. Oh, non è che volevo buttato in acqua. Ce l'abbiamo. E da quell'altra parte ci sta il papà. Non c'è il papà, c'è Samuel lì. E questo soggetto che non mi sembra il papà. Connor. Vi abbiamo lasciato l'ultimo. Li ho buttate già 10. E poi il papà l'abbiamo visto prima, cioè aveva i capelli bianchi, ragazzi. Meglio andarsene. A meno che non era quello che stava a sinistra. No, era impossibile. Però però è finito, ragazzi, non ci abbiamo dato, non ci abbiamo nemmeno, deprediamo a questo. £13. Oh, la carta. Non ce la facciamo più. Va benissimo, ragazzi, prima di finire facciamo una cosa però. Blocche, zone liberate, uno dei 3 missioni cittadini sbloccati, costa orientale. Andiamo più sopra. Ah no, ma che dobbiamo fare? La missione qua. Ma no, ah però sta più là, quindi l'unica cosa che volevo fare prima di finire la puntata, volevo andare a vedere se adesso potevamo fare qualche cosa. Innanzitutto vediamo qui. Disponibili. Missioni. Scusa, dove stanno le missioni disponibili? Aspetta, forse devo premere col tasto sinistro su disponibili. Assassino. Disponibili. E io premo su missioni. Aspetta un secondo, ma qua non ho capito. Allora andiamo questo qua, che sono facili. Questo qua, un nuovo reggimento. Poi tempo 2 minuti. Assegno. Spazio inizio missione. Per 2 minuti. Perfetto. E quello là l'abbiamo mandato in missione, così. Poi il libro mastro dove sta? Sta là. Allora, scuola di raggiuntura. La legna, acquistiamo tutto, acquistiamo sempre tutto. Legno di quercia, acquistiamo sempre tutto. Ok, mo andiamo un attimo a... non abbiamo i convogli, perché ci servono i convogli. Potenziamento convoglio. Convoglio di terra, eccolo qua. 2. Fabbrichiamo. Ci serve la corteccia di quercia per fabbricare un altro convoglio. Quindi corteccia di quercia, questo qua lo compriamo tutto. Perfetto. E fabbrichiamo un altro convoglio. Perfetto. Massimo 3 convogli possiamo avere. Poi questo qua che cos'è? Fondine doppie. Legno di pino. Potenzialmente un convoglio di terra aumenta la capacità dei convogli di terra. Quindi ci serve il legno di pino. Quindi compriamo il legno di pino. Legno di pino. Compriamocelo tutto. Perfetto. Quindi di nuovo fabbrichiamo questo. 5. A posto. Adesso convoglio. Seleziona convoglio. Seleziona risorsa. Che cosa vogliamo? Rischio guadagno più 21. Ok. Ma non ci dicono quanto... Non capisco, ma non ci dicono quanto... Quanto valgono le risorse. Celle di Castoro 414, vedi, questo vale un sacco. La pelle di Castoro, oggetti finiti, pelle di cervo, sempre da questo. Oggetti finiti, questi sono pelle di lepre, pelle di cervo. 1, 2, 3, 4, 5. Carbone. No, questo qua no. Carbone non è buono. Caccia. Erba, questo qua ci dà pochissimo per questo qua. La roba che tengo io penso che... Pelle di lepre. Ma è una schifezza questo coso. Pelle di cervo. Teniamo pure una pelle di orso in realtà. Invia convoglio, conferma. Ah, se liberiamo i forti? Ma scusa, non ci sta una cosa assegna automaticamente le risorse. Non c'è pure una pelle d'orso. Le pelle di animali valgono un sacco. Ma non so perché è uscito pure quello. Questo non vale niente. Pelle di castoro. Dobbiamo fare oggetti finiti, eh? Oggetti finiti. Carne di lepre non vale niente. Spazio in mio convoglio. Continuo. Seleziono convoglio. Oggetti finiti. Ok. Prese. E belli. Forse più roba ci metto, più aumenta il rischio. Pelle di cervo, 310. Perfetto, invia convoglio, confermo. Continui. Ma queste saranno 12 ore forse. Ah, queste sono le trappole, le cose consumabili che possono... Fondine doppie. Per adesso non ci servono. A posto. Ragazzi, con questo finisce quest'altra puntata di Assassin's Creed 3 Remastered. Ci vediamo domani per la prossima puntata. Ciao!